Dalla collina morenica di Rivoli il panorama è mozzafiato. Lo sguardo abbraccia il centro storico della città, Torino, la sua collina e la sua pianura. Ed è proprio con questo panorama sullo sfondo e ai piedi dell'imponente castello che gli oltre 400 iscritti alle gare di tiro con l'arco degli European Master Games hanno disputato le eliminatorie e le finali, in diretta streaming sul sito internet della Federazione Italiana. Le qualificazioni si sono svolte nel Parco di San Giusto, le finali all'ombra del maniero famoso in tutto il mondo per il suo museo di arte contemporanea. Per la città di Rivoli è stata una grande occasione di promozione turistica, culturale e sportiva in un territorio che è una delle culle piemontesi del tiro con l'arco, grazie all'Associazione Arcieri delle Alpi, che ha curato l'organizzazione tecnica delle gare, e al suo centro di addestramento e allenamento di strada Castel Passerino. Mario Scarzella, presidente della Federazione Italiana Tiro con l'Arco, vicepresidente della Federazione Internazionale, stiamo facendo bella figura qua a Rivoli, sta facendo bella figura la vostra federazione? Beh, non dovrei essere io a dire stiamo facendo bella figura, perché magari potrei essere di parte. Quello che mi ha fatto realmente piacere è che l'ha detto un personaggio con cui siamo sempre in competizione proprio per i minimi errori che si potrebbero fare durante una gara. C'è qui Tom Dillon, che è direttore della Federazione Mondiale, nonché segretario generale, e se, per la prima volta sentirlo fare il complimento a una manifestazione senza mettere dei puntini sugli i è realmente stato strano per me, e mi ha fatto realmente piacere questo. Quindi non dal sottoscritto ma dall'estero arrivano proprio i complimenti per questa manifestazione. L'atleta master del tiro con l'arco è anche un atleta turista che poi porta qualcosa su questo territorio? Beh, io credo che ne portino molto dal punto di vista di portare le presenze, di portare anche la problematica di poter ritornare, perché qui abbiamo dei padri di famiglia, abbiamo dei nonni, quindi quando loro tornano, ma tornano accompagnati, questo forse è il messaggio che noi dobbiamo dare, perché fare conoscere la nostra città. E poi realmente ho visto una cosa che mi ha colpito in questa European Master Game, il fatto di aver avuto le location migliori e l'arte e la storia vicino allo sport, e quindi questo personalmente mi fa molto piacere e credo che faccia anche piacere a chi viene poter constatare questo. Marco Marocco, vice sindaco metropolitano, questo lavoro di cui parlava il presidente Scarzella, bisogna raccogliere l'eredità di questo lavoro, di questo territorio che ha saputo lavorare i sindaci, i comuni, tutti gli amministratori insieme alla città metropolitana. Ma sicuramente è un lavoro di squadra, però visto che il presidente giustamente non può darsi dei meriti da soli, lo faccio io. Complimenti, davvero complimenti, perché l'organizzazione è importantissima, volontari, l'organizzazione è fondamentale. Per i territori è chiaro che i territori hanno avuto il loro contributo, hanno dato il loro contributo e stanno ottenendo anche in cambio soddisfazioni, ma non solo. La capacità proprio di un territorio di identificarsi in quello che è l'evento, nell'accoglienza e quindi nella capacità di fare squadra. Ecco, queste sono grandi soddisfazioni che per un ente pubblico, per chi amministra, per chi fa politica sul territorio, sono quei risultati che tutti vorrebbero avere, e oggi abbiamo la possibilità di poter condividere con chi dello sport ne fa proprio una missione di vita. Quindi, terminati questi European Master Games, bisogna sedersi intorno a un tavolo e fare dei ragionamenti sul futuro? Assolutamente sì, dei ragionamenti che riguarderanno Regione Piemonte, riguarderanno tutti gli enti. Non ci deve essere un colore politico, qua chi vince è il territorio, e il territorio deve comunque accettare queste sfide e non guardare sicuramente queste bandiere che sono sicuramente divisive. Seimandi, ci siamo visti qualche mese fa, ci aveva illustrato le caratteristiche tecniche della vostra attrezzatura, facciamo il bilancio di questa gara, come è andata e le impressioni di questo campo di gara di Rivoli? Il bilancio di questa gara è ottimo, sono contento, la qualifica è andata molto bene, un punteggio molto alto, negli scontri leggermente meno bene, però la media è stata sufficientemente alta, ho vinto questo oro in casa a Rivoli, quindi devo dire che sono molto contento. Invece la location, il campo di gara qua di Rivoli, come è stato allestito? La location posso dire che è straordinaria, devo dire che ho sentito tutti molto contenti e stupiti del posto, perché poche volte si trovano in campi di gara in posti così utili, diciamo.
Il campo era anche tecnico, impegnativo, quindi anche quello è una cosa importante. Le finali intorno al castello, ecco, sono state la ciliegina sulla torta, quindi devo dire che è tutto straordinario. A qualcuno piacerebbe tornare magari in futuro a gareggiare qua a Rivoli? Assolutamente sì, credo a tutti quanti.